What's up skaters, what's up haters, sono Vincent e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Se sei nuovo, benvenuto nel canale. Se ti va, iscriviti, perché oggi Jake mi insegnerà Smith Grind. Avete proprio capito bene, Jake, sì, anche se sta a Barcellona, che poi in realtà per ora è a Brescia, però Jake, sì, proprio lui. Abbiamo avuto questa brillante idea di fare questa sottospecie di collaborazione in cui lui mi dà una mano a creare contenuti che altrimenti io non potrei creare, perché non ho veramente tempo, sto frequentando l'università, ho appena iniziato, è da sclero, è veramente un attimo complicato. Per cui ringraziate lui che ha deciso di darci una mano a tutti quanti, di creare dei contenuti che poi verranno portati a voi, quindi sono per voi. Vi assicuro che sarà proprio un bravo maestro, perché skate da molto più tempo di me, è molto più in gamba di me, quindi siete in buone mani. La cosa importante da dire è che questo trick l'avete deciso voi su Telegram. Noi abbiamo fatto una serie di proposte attraverso dei sondaggi e voi avete deciso che Smith Grind era il trick che volevate vedere per primo. Per cui, se vi interessa avere voce in capitolo, è tutto in descrizione. Altre cose che trovate in descrizione sono sicuramente il link per i social di Jake e anche quelli di Skate Therapy, raga. Perché senza Alberto tutte queste riprese non sarebbero state possibili, perché è lui che si è occupato di stare dietro la camera a riprendere Jake. Quindi andate a seguire anche lui, o comunque ringraziate anche lui, è importante, perché mi ha fatto veramente un favorone. Quindi grazie mille Albi, spero di ricompensarti nel migliore dei modi. Altre cose da dire non ce ne sono, in realtà qualcosina, poi vi lascio il video. Non giudicate se vedete Jake che sbaglia un trick piuttosto che un altro, perché se ci sono quelle riprese è proprio per farvi capire quali possono essere gli errori, e non andate a cercare il pelo nell'uovo, perché questi tutorial non hanno lo scopo di dirvi tutto e per tutto, ma quello che abbiamo proprio voluto fare era cercare di darvi le basi, le pillole principali per imparare quel trick, e poi siete voi che dovete andare al park e provarlo e capire qual è anche il vostro metodo. Le informazioni essenziali ci sono tutte, non abbiamo mancata una. Infatti questo tutorial è venuto persino lungo rispetto a quello che avevamo pensato, però è giusto che sia così, perché per ogni tutorial, per ogni trick ci vanno delle informazioni diverse e Smith è abbastanza particolare e complicato, quindi è tutto normale se magari non vi diciamo delle robe un po' più futili, perché vogliamo ridurre ai minimi termini quello che stiamo tra virgolette insegnando, in modo tale da portarvi più contenuti possibili, più tutorial possibili su più trick possibili. Mi raccomando, seguite bene questo video perché è molto molto importante, soprattutto perché siete interessati, visto che l'avete deciso voi, e io vi lascio nelle mani di Jake. Ciao, sono Jacopo, siamo alla Born Skate Plaza di Barcellona. Oggi vi insegno front Smith Grind. Smith Grind consiste nel grindare con il track dietro e toccare la tavola quasi al centro. Ovviamente stiamo parlando di frontside Smith, ovvero il muretto ce l'avete davanti a voi e non dietro. La velocità, come per ogni trick, è molto importante, perché la velocità vi permette di slidare o grindare con molta più facilità. Avrete paura, si può cadere, però la velocità serve. Soprattutto Smith Grind, perché è un trick si grinda al contrario, ovvero si va in avanti verso il nose, abbassando il nose e grindando col track dietro. È come se la tavola si incastrasse sul rail o sul muretto, quindi bisogna abituarsi a questo movimento di agganciare il track dietro, abbassare e andare avanti. Non è come un crookie, non è come un nose slide, non è come un five-o, che siete quasi accompagnati. La posizione dei piedi sarà praticamente identica a quella di 50, di 5. Un piede vicino alle viti davanti e un piede ben impostato sul tape, avere un bel pop, una bella reattività e riuscire così ad agganciare il track dietro con più facilità. La posizione delle spalle sarà quasi identica a 50, solo che dovrete aprire leggermente la spalla destra, parlando dei goofy. Ovviamente per il regular sarà la sinistra, e abbassare il nose piegando, flettendo questa gamba e stirando un pochino di più questa, e questa spalla chiuderla un pochino e stare in equilibrio. Il balance
più o meno tra il centro, il mezzo della tavola e il tallone sinistro. Voi dovete abituarvi a stare su questa posizione per far sì che quando avrete imparato i primi Smith vi verrà automatico di poppare, agganciare il track dietro, abbassare il nose e dopo la posizione vi aiuterà in tutto per riuscire a chiudere il trick. Quindi piedi di 50-50, baricentro in mezzo alla tavola, una buona velocità, un buon pop, si va ad agganciare per primo il track dietro quando si è effettuato il pop, quasi per andare come in 50. Una volta che avete attaccato il track dietro, schiacciate con il vostro tallone, sto parlando ovviamente dei gufi, schiacciate con il tallone e abbassate la tavola. All'inizio sempre vi capiterà una sensazione come di buttarvi troppo giù e di in qualche modo cadere o non lo so, ma è proprio questo trick che va a agganciarsi, si va a buttare giù il nose e si va avanti. È normale, è una semplice sensazione e da qui nascono le paure di sbagliare e cadere. L'uscita fondamentalmente è una cavolata, ci sono due tipi di uscite, tre volendo. L'uscita laterale, ovvero che consiste nel leggermente poppare fuori dal muretto e uscire lateralmente, ma è come poppare fuori un semplice 50-50. L'uscita alla fine, che è un pochino più facile perché ovviamente alla fine del muretto non avete più niente, quindi basta rimanere fermi, alzare leggermente la tavola e si esce. Bene, skate tutorial finisce qui. Primo episodio, spero vi sia piaciuto. Date un like, dovete metterlo, punto. Non fatevi male e prima di imparare dei trick un pochino di livello superiore, imparate i trick base come 50, backside 50, se no va a finire che vi fate male o non imparate per niente i trick nuovi. Grazie Jake, sei stato un inviato veramente veramente utile, ci hai dato tutte le informazioni che ci servono e se ti ho capito io che sto ancora imparando questo trick, sono sicuro che ti avranno capito tutte le persone che ti stanno guardando. Vero o no? Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa idea, qualsiasi altra domanda che vi è rimasta e spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto servito. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Peace guys! Mi raccomando, non dimenticatevi di seguire Skate Therapy e Jake e loro due e fate i bravi perché Jake è il moderatore del canale Telegram, quindi siete caldamente consigliati a seguirlo. Sto scherzando ovviamente, fate come vi pare, però io il follow gliel'ho dato. Keep pushing guys!